Attivo al Codma di Fano il checkpoint guariti da coronavirus. Lo rende noto il sindaco Massimo Seri. Il servizio attivo da ASUR serve per verificare i soggetti che non presentano più sintomi da Covid-19, esaminando i casi con il doppio tampone alla fine della convalescenza. Il sindaco ha avanzato alla Regione Marche la proposta di integrare il servizio anche ai medici di famiglia, i quali sono a contatto diretto con pazienti positivi non ricoverati o con persone che manifestano sintomi e che potrebbero essere positive. La situazione, come abbiamo già avuto modo di dire, sta dando dei segnali positivi, il grafico si sta addolcendo. E con questo servizio c'è la chiusura della filiera per le persone che hanno avuto il contagio dal coronavirus. Quindi è un ulteriore passo in avanti, un centro importante, e qui tutti i giorni verrà svolto questo servizio. Però ricordo ai cittadini, perché qualcuno è passato anche oggi in maniera autonoma, nessuno deve venire, solo su chiamata, perché sono i responsabili di ASUR che chiameranno le persone che dovranno fare questo tampone. Su appuntamento dell'ASUR le persone potranno entrare con la propria auto all'interno di una tensostruttura nell'area predisposta. Così gli operatori sanitari potranno fare il tampone senza che i pazienti escano dal loro mezzo. Questo permetterà di effettuare i test ai potenziali guariti molto velocemente. Noi abbiamo fatto la scelta di 3 postazioni nella provincia di Pesaro Urbino. Questa è la postazione di Fano, che vedete qua l'ex Codma, ma è stato scelto perché ha proprio delle caratteristiche importanti. C'è un ingresso e anche un'uscita, quindi non si devono incrociare le macchine. Le persone vengono fermate a un primo check. Al primo check ringrazio anche la Protezione Civile che ci dà una mano e Croce Rossa sempre vicino a noi che ci dà una mano, che ferma le persone e chiede il nome e cognome, perché solamente, ripeto, su invito si può accedere a questi punti tamponi per il percorso guariti. Confermata la persona, l'identità della persona, accede, va un po' più avanti dove facciamo proprio il tampone. Il tampone viene effettuato da un'infermiera del distretto che fa il tampone nasofaringeo, quindi pone il tampone nella faringe e poi nelle narici. Fatto questo, il tampone viene chiuso e viene portato poi immediatamente in virologia, nei laboratori. La curva epidemiologica nella provincia di Pesaro Urbino presenta al momento un numero elevato di casi che sono attualmente gestiti dal personale addetto. Noi abbiamo più di 1900 positivi nella provincia, testati e accertati con tampone. Abbiamo messo in quarantena dall'inizio dell'epidemia più di 7000 persone. Queste persone, già 3000 sono... hanno finito la quarantena perché non hanno avuto sintomi. Per le persone che hanno avuto sintomi, che sono contatti di positivi accertati, ci sarà questo percorso, come per tutti quelli che sono stati accertati positivi. Il Dipartimento di Prevenzione ha effettuato tutte le indagini epidemiologiche, quindi più di 1900 persone, e sono stati messi in quarantena tutti i contatti stretti di queste persone che sono state dichiarate. Tutte le 6900 persone che dicevo prima che sono state chiamate, anch'esse poste in quarantena, e tutte sono state chiamate da parte del Dipartimento di Prevenzione.